all'estremità settentrionale del pianoro, e che quindi guarda quasi verso Lacce, verso la Marche del Lacce. E l'area C è quella che ha seguito le evidenze più antiche, ma prima di arrivare a queste va citato questo muro di un'opera quadrata che già si intravedeva in superficie e che poi abbiamo esplorato non integralmente, non siamo arrivati, ci siamo a un certo punto soffermati anche per evitare di danneggiarlo, che è praticamente un allineamento di grossi blocchi squadrati di tubo, blocchi anche di dimensioni considerevoli, circa 80-90 cm di lunghezza per 40-50 di lunghezza e altrettanto 40 all'incirca di altezza, quindi blocchi abbastanza grandi, per una lunghezza complessiva di 9 metri, però sappiamo con certezza che in realtà questo muro sta diventando deriva sia verso sud che verso nord. Il muro borda il versante della indietro, siamo in questa zona e borda praticamente è quasi sul ciglio della fura, quindi sotto c'è diciamo un pendio ripidissimo, quasi strapiombo, ma diciamo in parte forse anche adattato artificialmente. E, ecco, qui vedete alcune immagini in corso di scavo. A un certo punto il muro presenta una interruzione, una sorta di entranza. E poi riprende con i membri di muro, però diciamo che il tratto quello settentrionale noi non abbiamo solamente qui in superficie. Questo farebbe pensare a una sorta di accesso, è un volto, non è che sia dimostrabile. E tra l'altro da lì ci sono dei blocchi che rientrano e poi si ricolgono. Quindi non sembra che ci sia una continuazione. Ora, va tenuto presente anche che questo muro è costituito da due filari sovrapposti, quindi due filari di blocchi sovrapposti che però molto probabilmente sono solamente parte dell'estensione in altezza del muro. È verosimile, siccome questa zona è fortemente erosa e questa è proprio sul ciglio, ed è stata soggetta fino alla creazione del parco naturalistico lavori agricoli, di cui del resto abbiamo trovato anche delle tracce molto evidenti, cioè arature, eccetera, è possibile che una parte del muro sia franata e sia affondolata, quindi diciamo questo è quello che resta del muro. Del resto non ci sono strati di vita relativi al muro, quindi noi abbiamo avuto difficoltà a datarlo, però diciamo qua e là in vari punti sono trovate un po' di ceramiche di epoca arcaica, sono VI V secolo avanti Cristo, per cui è possibile, non è che sia certo che il muro sia in quel periodo lì. E l'altro elemento però che dal mio punto di vista, io sono uno studioso soprattutto di quello storico, è più interessante, che questo muro in realtà si impianta su una stratificazione, cioè diciamo taglia, è stato adattato tagliando una stratificazione che è molto più antica, chiaramente molto più antica del mondo stesso. Qui vedete uno dei tipici grafici che noi archeologi andiamo a fare, che documentano la sezione stratigrafica che abbiamo aperto facendo un sondaggio, il muro non l'abbiamo sfondato, questo è un rilievo diciamo virtuale.
abbiamo selezionato la stratificazione e quello che si vede, cioè, allora, questo è lo strato sterile naturale che è tagliato da una sorta di fossa, non sappiamo di che natura, perché se non fossato, che doveva proseguire verso valle, perché qua c'è lo strapiombo in sostanza, e che è stata tagliata dal muro, che è questo qua in giallo. Dentro questa fossa abbiamo trovato molto materiale di epoca protostorica, quindi parliamo di materiale che va circa dal XI secolo a.C., il bronzo finale, fino alla fine dell'età del ferro, fino alla fine dell'VIII secolo e forse orientalizzante iniziale. Allora, una cosa che si trova in grande quantità all'interno della fossa e anche in tutta quest'area C sono questi frammenti che hanno un'apparenza veramente molto brutta, ma sono estremamente significativi per noi archeologi, che sono i rivestimenti in argilla cottica, evidentemente incendi, che allora i rivestimenti in argilla di strutture in legno, cavallo in sostanza. E potete notare, ci sono vari, forse non si vede molto bene, ma ci sono vari punti, ci sono delle impronte di canne, paletti, traletti più che altro, ramagli, eccetera. Ce ne sono veramente tanti frammenti. E tutto ciò non è associato con tegole, con elementi di copertura che sono tipici di periodi più recenti, quindi sono l'indicazione del fatto che in questa zona ci fossero delle strutture, diciamo, delle capanne, delle strutture di legno, che potevano essere questa qua, che sarà famosa, è la ricostruzione della capanna di Fidene, che sarà nel suburbio di Roma, e che anche era rivestita con quel tipo di materiale che poi si è cotto e si è solidificato. E poi insieme hanno trovato diversi frammenti di cerami di pasto scuro fatto a mano, eccetera, che si datano appunto in questo periodo che vi dicevo. Allora, i più significativi sono questi frammenti che abbiamo trovato nella parte più profonda dello strato, e sono qui, c'è una scelta, sono molto grandi ovviamente, presentano delle decorazioni particolari che ci consentono di datarle al bronzo finale. Quindi sappiamo con certezza che fu, diciamo, anticipato, a Monte dei Santi c'era un nucleo del villaggio dell'età del bronzo, su cui poi forse si è impiantato il centro dello stufarisco a partire dagli inizi dell'VIII secolo. Però il problema che si pone è se effettivamente, in realtà, questo centro stufarisco non sia altro che un erede di questo villaggio, cioè se ci sia qualche forma di continuità, oppure se invece il luogo non sia stato rioccupato, come pensano molti studiosi, io stesso per anni sono stato convinto di questo, cioè che ci sia stato un ritorno dopo una laguna, un secolo e mezzo, durante la quale questo sito era stato abbandonato. E questo è un fenomeno in realtà che conosciamo per tutta la regione meridionale, ma questa evidenza che abbiamo trovato qui nell'area C, siccome il materiale dell'età del ferro e anche l'interzante è mescolato con questo materiale del bronzo finale, potrebbe anche darsi che effettivamente ci sia una continuità, qualche continuità che ancora non riusciamo a concretizzare. Bisognerà continuare le indagini per andare a fondo questa cosa. Passiamo ad un'altra area che ci dà un altro tipo di evidenze, ci fornisce, ed è l'area B. Siamo qui ormai nella estremità settentrionale dell'altura, quasi alla punta estrema, dove a breve distanza di quello che è il viadotto famoso del
venire, che una volta stava a un livello molto più basso, e che forse collegava in epoca storica in Montesanti a Marcia. E allora questa è l'area B. Ecco, l'area B ci ha restituito una situazione completamente diversa da quella che abbiamo visto adesso, piuttosto complessa, che possiamo ritenere già ha una fase matura del centro urbano di Marcia. E questa planimetria è la planimetria generale dell'area B, e vedete già degli allineamenti, in particolare uno in senso est-ovest e un altro nord-ovest-sud-est, ma comunque sono delle probabili tracciati statali, probabili tracciati statali, vie scavate nella roccia, sono alcuni esempi, che però non hanno nulla a che fare con le tipiche vie cave del territorio etrusco, che sono molto, molto grandi. Queste sono delle stradine probabilmente interne all'abitato, e di uso forse pedonale, oppure utilizzate con il cavallo, non con il cavallo, non sono strade carnarie, perché sono molto piccole. Questa è in particolare la più lunga, noi abbiamo individuato due punti differenti, è circa 2 metri di larghezza, quindi era toccato, non ci stava, e un'altra che la interseca qui saranno 1,60 m. Quindi sono strade che dovevano servire evidentemente nei settori dell'insediamento, che non abbiamo ancora trovato. E ecco, qui vedete un ortofoto a pelo d'alto, dove si vede una strada, un'altra, che è quella poi più lunga e anche più ampia, e poi ci sono altri tipi di evidenze, tutte scavate nella roccia. No, anche in questa zona non abbiamo trovato i livelli di vita, perché queste evidenze si trovano sotto 30, 40, 50 centimetri, perché chiaramente questa zona è stata lavorata dagli agricoltori abbastanza lontani, e l'erosione poi ha contribuito a portarsi via gli strati e tutto ciò che c'era sopra. E però per fortuna troviamo queste cavità scavate nella roccia che contengono riempimenti con materiale, eccetera, che possiamo, che in qualche modo ci consentono di datare queste strutture. Ora, la maggior parte delle strutture sembrerebbero la base della stragrande maggioranza che si trova qua, qui per dire è una carica di sesto, quinto secolo, è difficile dire di più. Una datazione un po' più precisa invece riguarda questo elemento che vedete qua, che è un canaletto di drenaggio, che è più antico delle strade, perché qui si vede molto bene questa strada. Tracciato principale est-ovest, la praticamente lo taglia. Allora, questa è uno di questi tracciati, quello in alto, questo qua, in corso di scavo, e non l'abbiamo scavato integralmente, però insomma l'abbiamo sommato, e si vede chiaramente che hanno il fondo piatto, hanno le pareti dritte, quindi diciamo l'integrazione con strade è l'unica possibile, perché se fossero ad esempio dei canali, hanno le pareti inclinate, hanno le tracce di scorrimento, eccetera, qui non c'è nulla di tutto ciò, quindi chiaramente delle strade. Però dobbiamo immaginare che in realtà l'altezza delle pareti fosse molto maggiore, e poi alcuni piccoli e gli assonati hanno scavizzato, spianato il tutto.
E su un margine di questo tracciato si intravede l'imboccatura di una cisterna. Le cisterne, i pianti idraulici, sono un'altra evidenza che troviamo in questa zona. Non c'è, c'è più di una, c'è questa qua e poi c'è un'altra. E, ecco, qui vedete lì, questo è un particolare dell'imboccatura della cisterna, l'angolo, con tutto il riempimento. Non abbiamo nemmeno provato a scavare le cisterne, perché chi ha l'esperienza di questi scavi sa che scavare una cisterna di questo tipo è una cosa molto impegnativa, molto anche pericolosa, quindi non solo diciamo, localizzare. E, dicevo del canaletto, il canaletto è interessante perché presenta all'interno dell'ottava un riempimento intenzionale di debole coppi, come una sorta di fognolo alla cartuccina anterita, con quelli umani in apparenza, no? Le debole erano insomma formando un tettuccio e poi tutti sopra a coprire, e tutto ciò serviva a facilitare lo scorrimento dell'acqua, forse anche di drenaggio, oppure per convogliare l'acqua in una di quelle cisterne che abbiamo visto. E l'altra cosa importante di questo canaletto è che possiamo datarlo con relativa precisione, perché sono proprio dei paramenti ceramici che sembrerebbero riferibili a fine VII o massimo del VI secolo e anche Cristo, e poi vabbè, tutto qui vedete molti coppi e debole ricostruibili sono più o meno si collocano in questo periodo. Diciamo tra la fine dell'orientalizzante e l'altro arcaismo, sono molto congeni, hanno questo impasto rosso che è caratteristico e sono anche costruibili in massima. Chiaramente queste sono coperture di abitazioni riutilizzate, cioè sono un uso secondario, cioè questi dovevano diciamo, coprire i tetti delle case. E qualcosa, le coperture completamente diverse da quelle delle campagne proprio storiche, dove abbiamo visto quei rivestimenti d'argilla che non avevano invece il pregio, quindi qui ormai siamo in un periodo in cui la città ha assunto questo aspetto anche più, non voglio dire monumentale, comunque più solido, anche da questo punto di vista. Ci sono troppo scarse tracce di vita quotidiana, perché comprendo quegli strati di vita con sono almeno in questo punto che sono osservati, però quando l'hanno trovato delle cose, per esempio qui c'è un peso laterale integro che quindi fa pensare che la vicina se fosse qualcuno che tesseva e quindi una dilazione non trovata, insomma non è mai stata da qualche parte nelle vicinanze. Un'altra cosa interessante di questa zona è, sono le tracce di attività di cava, qui vedete che si vede abbastanza bene, ci sono questi colpi di piccone, in realtà probabilmente un'ascia abbastanza larga, che descrivono delle forme quadrangolari o rettangolari. Qui si vede ancora meglio, praticamente se diciamo, ne vediamo si vede proprio la forma dei blocchi che insomma, dovranno essere blocchi quadrati, tipo quelli che abbiamo visto per il muro dell'area C, e che forse sono serviti o per creare quei muri di delimitazione del pianoro, oppure anche per le fondazioni delle case, in questo periodo insomma, le case ormai avevano le fondazioni in pietra. E, quindi complessivamente questa area area B ha restituito, ecco, è finita,
nel settore